La nuova formula del Salone del Gusto, non più negli spazi espositivi del Lingotto, ma diffusa in luoghi aulici o meno di Torino, è piaciuta ai cittadini, alle associazioni e ai movimenti. Quello che all'inizio era considerato un atto di audacia o polemico è un elemento distintivo dell'evento. Così il fondatore e presidente di Slow Food, Carlo Petrini, alla presentazione della kermesse che si terrà dal 22 settembre. Grazie a un progetto del Consiglio regionale, in Piemonte è attivo un portale che rende disponibili gratuitamente online gli archivi storici di 103 testate locali, con oltre 1.600.000 pagine a partire dal 1846. L'iniziativa, punto di arrivo di un lavoro di anni, è stata presentata oggi a Palazzo Lascaris dal presidente dell'Assemblea Legislativa Mauro Laus, con l'assessore regionale alla cultura Antonella Parigi e, tra gli altri, i presidenti dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia e della Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali Pietro Policante. Bambine e bambini un giorno all'università. L'Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino ha ospitato 45 classi di quarta e quinta elementare. Il progetto, giunto alla quarta edizione, è nato per avvicinare i piccoli allievi al mondo della ricerca scientifica e tecnologica. Maria Grazia Bellerino, assessore all'istruzione della città di Torino, presenta il percorso che si concluderà ad aprile con laboratori didattici e visite guidate. La matematica, una delle materie che da sempre genera più timore. Perché fa paura? Come si può provare ad aggirarla? Lo abbiamo chiesto a Gianmaria Aiani, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Torino. Ben ritrovati con il nostro telegiornale regionale, il telegiornale di GRP. Iniziamo con alcune notizie di cronaca. Innanzitutto è stato recuperato dal soccorso alpino il cadavere di Paolo Rindi, il ventenne di Varese, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 1 febbraio. Era in un torrentello nel parco della Val Grande, nel territorio del comune di Cicogna. La morte risale circa un mese fa, quando si sono perse le tracce del giovane che stava effettuando escursionismo in solitaria. Sul posto del ritrovamento è arrivato il padre. Poi invece un'altra notizia di cronaca piuttosto curiosa, 1000 euro per sposarsi e ottenere così il permesso di soggiorno. Una nigeriana di 28 anni e un italiano di 31 sono stati denunciati per truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A scoprire il matrimonio di convenienza, il secondo in pochi giorni, sono stati i carabinieri del comando provinciale di Torino. Il finto sì in comune a Grugliasco, probabilmente organizzato da un'agenzia specializzata in unioni di comodo. Tra i due sposini in realtà non c'era però alcun legame. Dagli accertamenti dei militari dell'arma è emerso che la donna aveva versato 1000 euro all'uomo, così da essere sposata e regolarizzare la propria posizione in Italia. Un caso analogo era stato scoperto la scorsa settimana a Trofarello, quindi sempre nel torinese, sempre a pochi passi dal capoluogo. E anche in quel caso i finti sposi erano stati denunciati. I carabinieri sospettano che dietro questo ci sia una vera e propria agenzia che si è specializzata in questi matrimoni di convenienza. E poi ancora una notizia, aveva messo una spugnetta in una fessura di un distributore di sigarette per intrappolare il resto dei clienti e per poi rubarlo. È l'ingegnoso sistema architettato da un uomo romeno di 39 anni che in pratica aveva trasformato l'impianto in una sorta di bancomat personale. Per ritirare il denaro utilizzava un tagliaunghie. Il ladro ha precedenti analoghi ed è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri a Torino nella zona della vecchia barriera di Piacenza. Era uscito a prelevare, per così dire, 33 euro. Sulla sua testa pendeva anche un ordine di carcerazione, sempre per furto aggravato, spiccato dal Tribunale di Torino nell'ottobre del 2014.
Invece adesso parliamo di uno degli eventi più tradizionali ormai di Torino, ovvero il Salone del Gusto. Già era stato detto anche nel corso del nostro telegiornale che cambia volto il Salone del Gusto per questa edizione. Sapete, è biennale e questa edizione, quella del 2016, avrà un volto completamente diverso. La nuova formula del Salone del Gusto, non più negli spazi espositivi del Lingotto, sarà diffusa in luoghi aulici o meno di Torino. Beh, quest'idea è piaciuta alla società civile, alle associazioni e ai movimenti. Quello che all'inizio era considerato un atto di audacia o polemico è ora un elemento distintivo dell'evento stesso. Così ha detto il fondatore e presidente di Slow Food, Carlo Petrini, alla presentazione della kermesse, che inizierà il 22 settembre. Faccio appello ai torinesi perché accolgano a casa i delegati di Terra Madre. Il Salone del Gusto cambia fisionomia. Come era già stato ampiamente anticipato, non sarà più allestito negli spazi espositivi del Lingotto, ma sarà spalmato in molti luoghi di Torino. Il Salone, ha detto Carlo Petrini, che è il fondatore di Slow Food, ha una nuova formula che è stata accolta con grande simpatia, anzi con entusiasmo, dalla società civile, dalle associazioni e dei movimenti. Quello che all'inizio era considerato un atto di audacia o polemico è ora un elemento distintivo dell'evento. Faccio appello ai torinesi perché accolgano a casa loro i delegati di Terra Madre, l'incontro mondiale delle comunità del cibo di 170 paesi, di cui il Salone del Gusto da questa edizione diventa parte integrante e non viceversa. Torino sarà ancora di più modello di una civiltà aperta, che include e non esclude, proprio mentre l'Europa erige muri o pensa di farlo. Si inizierà il 22 settembre. Gli espositori del mercato italiano e internazionale, oltre 1000, saranno presenti sui viali del Parco del Valentino, mentre Palazzo Reale ospiterà l'enoteca e i laboratori dedicati al vino. Il Museo del Cinema, il Teatro Carignano, il Circolo dei Lettori ospiteranno conferenze ed altri eventi, così come la Reggia di Venaria Reale. Terra Madre e Salone del Gusto sono stati la spinta propulsiva, ha detto Sergio Chiamparino, il presidente della Regione Piemonte, per la filiera del cibo e dell'agricoltura di qualità, uno dei driver fondamentali dell'economia piemontese, in termini sia di produzione sia di appeal turistica. Il Salone del Gusto è arrivato al traguardo dei 20 anni, l'età del salto nella vita delle persone, ha detto il sindaco Piero Fassino, e con il nuovo format l'evento diventa ancora più ambizioso, rimarcando la consapevolezza diversa che si deve avere rispetto al valore del cibo e della sostenibilità. Si consolida l'apertura al mondo di Torino, modello di accoglienza e di volontariato. Intanto arriva anche una bella notizia per i viticoltori, anche per quelli piemontesi. La Commissione europea sembrerebbe andare verso un dietrofront sulla proposta di liberalizzazione dei nomi dei vitigni fuori dai luoghi di produzione. Consentire l'uso libero sulle etichette dei nomi di vitigni compresi nelle DOC o nelle DOCG metterebbe a rischio un giro d'affari che nel solo Piemonte, regione di vitigni autoctoni, è pari a 400 milioni di euro all'anno. L'allarme era stato lanciato anche a Grenzane e Cavour durante il convegno internazionale promosso dall'AREV, l'Assemblea delle Regioni Europee Viticole, che è attualmente presieduta da Sergio Chiamparino, il presidente della Regione Piemonte. Per fortuna, aveva detto Chiamparino, sotto la pressione di AREV e di altre organizzazioni, sembra che la Commissione Europea sia intenzionata a fare marcia indietro, ma il rischio potrà dirsi scongiurato soltanto dopo l'incontro dell'8 marzo a Strasburgo con la Commissione dell'Unione Europea. Si fingevano turisti o tifosi in trasferta per avvicinare le vittime e derubarle con una scusa. Due marocchini e un libico tra i 18 e i 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri nel quartiere San Salvario dopo che avevano abbracciato uno svizzero allo scopo di rubargli il portafoglio la notte successiva a Juventus-Bayern-Monaco in Champions League. Le indagini hanno poi permesso di appurare che in un'altra decina di occasioni avevano commesso furti e rapine con tecniche analoghe. Voltiamo ancora pagina. Grazie a un progetto del Consiglio regionale, in Piemonte è attivo un portale www.giornalidelpiemonte.it che rende disponibili gratuitamente online gli archivi storici di 103 testate locali, che dovranno arrivare però a 106 in totale. Oltre 1.600.000 pagine a partire dal 1846. L'iniziativa è punto di arrivo di un lavoro di anni ed è stata presentata a Palazzo Lascaris dal presidente dell'Assemblea Legislativa Mauro Laus, con l'assessore Antonella Parigi e fra gli altri anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia. Presidente, uno strumento a disposizione dei non soltanto dei giornalisti piemontesi, ma un po' di tutti i piemontesi per ritrovare, riscoprire la propria storia, una storia fatta di cultura locale, anche di tradizioni, di fatti magari piccoli che però segnano la storia davvero di una regione. Rendiamo con questo progetto fruibile il patrimonio dell'informazione intima del nostro territorio piemontese e questa informazione la rendiamo quindi potabile, fruibile e va oltre i confini
confini locali, quindi è uno straordinario progetto, una ricchezza, e qualsiasi cittadino può riscoprire 100 anni di trasformazioni del nostro territorio, perché le notizie più intime sono quelle delle edizioni locali, dove si la caratteristica proprio dei borghi della comunità, e quindi è uno straordinario progetto ed è importante soprattutto il fatto che ci sia stata resa, è stato reso possibile una sorta di rete di collaborazione tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, i comuni, le biblioteche civiche, i piccoli editori sono stati molto generosi nel consegnare a questo portale, a questo archivio, il loro patrimonio, e quindi un comportamento, un progetto che io definirei virtuoso. Da parte dei editori c'è stata comunque anche la consapevolezza del ruolo che hanno sociale, civile. Sì, ed è molto importante, perché ognuno, oltre ad essere cittadino, per essere cittadino deve essere protagonista attivo della comunità. E i piccoli editori hanno dimostrato di essere dei grandi protagonisti attivi della nostra comunità piemontese. Voltiamo ancora pagina con notizia politica giudiziaria. 9 patteggiamenti o rinvia giudizio hanno chiuso a Torino l'udienza preliminare per l'irregolarità della raccolta delle firme di alcune liste che sostennero la candidatura di Sergio Chiamparino alle elezioni regionali del Piemonte. Il GUP Paola Boemio ha stabilito che la falsità delle firme e la cancellazione degli atti di autentica. Le pene concordate dagli imputati, che sono funzionari o attivisti del Partito Democratico, vanno dai 5 mesi ai 20 giorni all'anno di reclusione con la condizionale. Bambine e bambini, un giorno all'università. L'Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino ha ospitato 45 classi di quarta e quinta elementare. Il progetto, per la quinta edizione, è nato per avvicinare piccoli allievi al mondo della ricerca scientifica e tecnologica. Maria Grazia Pellerino, assessore all'istruzione della città di Torino, ha presentato il percorso che si concluderà ad aprile con laboratori didattici e con visite guidate. Nell'ambito del programma Torino Città Universitaria inizia la quarta edizione di Bambini e Bambini, un giorno all'università. Quanti sono i ragazzini coinvolti? Sono all'incirca 45 classi delle scuole primarie, in particolare della quarta e della quinta, che noi portiamo all'università per presentare loro un'opportunità che pensiamo debba essere destinata a tutti in condizioni di pari opportunità, e questo è il primo messaggio: accessibilità per tutti all'alta formazione in condizioni di pari opportunità. Il secondo messaggio è far conoscere a tutte le bambine e a tutti i bambini, per quando diventeranno adulti, l'utilità e la centralità della ricerca, a cui in Italia sono destinati purtroppo pochissimi fondi, così come in Italia abbiamo un basso numero di laureati, il più basso di tutti i paesi OCSE, e su questo dobbiamo crescere, e per crescere dobbiamo avvicinare all'università tutte e tutti i bambini, indipendentemente dalla loro provenienza sociale e culturale. Questo percorso inizia e proseguirà fino ad aprile? Certo, oggi è il momento di incontro dell'università da un punto di vista più formale, quindi il rettore con la toga, un racconto teatrale per andare a spiegare quello che è il senso della istituzione università, e poi invece ci saranno i laboratori che hanno una terza funzione rispetto alle prime due che dicevo, che è quella dell'orientamento. Cioè provare a mettersi in contatto con le proprie attitudini, i propri talenti, e incominciare a pensare che cosa si vorrà diventare da grandi. Non è prematuro cercare di orientare i ragazzini delle elementari? Direi proprio di no, considerando il tasso di dispersione scolastica che ahimè connota anche questo territorio. È semmai molto importante riuscire a coltivare le capacità, le attitudini e i talenti, e soprattutto indicare ai bambini e alle bambine l'importanza di riuscire appunto a comprendere loro stessi, a conoscersi, e quindi a capire quali sono i loro desideri e le loro vocazioni. La matematica è una delle materie che da sempre genera più timore, soprattutto per gli spiriti umanistici. Ma perché fa paura? Si può provare in qualche modo ad aggirare questa paura? L'abbiamo chiesto a Gian Maria Iani, che è il rettore dell'Università di Torino. Perché la scelta di affrontare la matematica? Perché fa paura? Proprio perché fa paura. Anche nella scuola
primarie, nelle elementari, l'aritmetica, la geometria, sono materie che generano quella timore, a volte terrore, che sta nella natura stessa della disciplina, perché o è giusto o è sbagliato. C'è una maniera corretta di affrontare questa materia? C'è una maniera corretta di affrontare il modo in cui si insegna questa materia. La matematica è paradigmatica perché il ragazzino, ma poi lo studente più cresciuto, ha immediatamente l'esito, sa se il suo esercizio è corretto oppure no. Non è così in altre materie, dove la fabulazione e il racconto consentono di rimediare anche delle carenze di preparazione. La matematica non perdona ed è per questo che genera paura. Quindi abbiamo scelto di utilizzare la matematica per l'incontro con questi bambini e bambine di terza, quarta e quinta elementare, perché loro hanno già questa consapevolezza. Se i conti non tornano, se ne rendono conto, lo capiscono immediatamente. E attraverso l'apprendimento e l'educazione a non temere la matematica, il racconto di quanta fantasia c'è anche nel calcolo, noi cerchiamo di portarli a amare una disciplina che in molte famiglie diventa il panico della domenica sera quando bisogna finire i compiti. Cosa scopriranno i ragazzini? Noi speriamo che comprendano innanzitutto che la moltitudine dei saperi che sono studiati all'università dà loro un'enorme possibilità di scelta. Ci saranno poi delle altre giornate di visita nei laboratori, quindi di incontro concreto con i nostri ricercatori, che rientrano in un progetto molto ampio che abbiamo di educazione, orientamento, nel senso di spiegare loro quanta varietà c'è all'interno dell'università. Un po' di delusione ad Alessandria per la sconfitta per 5-0 da parte del Milan a San Siro. Beh, naturalmente è un risultato, vista la squadra così importante e prestigiosa, che qualcuno bene o male temeva, ma comunque c'è stata una grande dimostrazione di fiducia e di stima da parte del pubblico nei confronti dei giocatori. C'è stato anche un momento coreografico con i tifosi dei grigi che hanno attraverso dei cartelli scritto "ti amo", rivolta appunto alla squadra. Però a quasi 5 anni della Supercoppa Italiana del 2011, il Milan così torna a giocare per un titolo, la Coppa Italia. L'Alessandria non basta, non è bastata la spinta dei suoi 10.000 tifosi grigi, non erano pochi a San Siro. Il sogno dell'impresa nella semifinale di ritorno svanisce per appunto l'impresa rossonera, due colpi di Piazza Menez a segno dopo 332 giorni di digiuno, uno Romagnoli che sigla il suo primo centro in rossonero e poi spinge l'autogol sabato, e all'ultimo lascia il segno anche Balotelli che chiude il 5-0 dopo 90 minuti. In cui è apparso spaesato e poco incisivo. Insomma, non è esattamente la risposta che si attendeva da lui Mihajlovic a caccia del suo primo trofeo da allenatore il 21 maggio a Roma, quasi sicuramente contro la Juventus, che deve solo completare la pratica con l'Inter. Vince la Coppa Italia, vale un posto in Europa League e comunque pare che i risultati di certo sono stati buoni anche per l'Alessandria, che comunque è arrivata a un livello così alto per una competizione nazionale. Gabriella Guglielmo è una farmacista che da 3 anni ha deciso di prestare la sua professionalità per il progetto di Animon Onlus, l'associazione senza fini di lucro nata 10 anni fa a Torino. Io sono partita 3 anni fa, ho conosciuto il progetto Animon e ho deciso di prestare la mia professionalità per riorganizzare la farmacia ospedaliera dell'ospedale di Voipeno, che è una zona del sud-est del Madagascar molto arretrata, dove l'unico presidio sanitario è l'ospedale, che grazie al sostegno di Anemon riesce a coprire un territorio molto ampio e a dare assistenza medica e farmacologica a una grande parte della popolazione. Perché ha deciso di sposare questa causa? Perché io ritengo che ognuno di noi che come me ha avuto molto dalla vita a un certo punto dovrebbe pensare di poter restituire una parte sotto forma di solidarietà verso chi invece è meno fortunato. Che tipo di situazione ha trovato in Madagascar? La situazione del Madagascar del Sud è una situazione veramente dura. Non ci sono scuole, non ci sono ospedali, la gente vive nella foresta a livello semi-primitivo, non c'è accesso all'istruzione, tantomeno alla sanità. Le donne partoriscono più figli, quelli più piccoli a volte vengono lasciati indietro quasi a morire perché non hanno la possibilità di nutrirli. È una situazione veramente difficilmente immaginabile per un occidentale. Oggi è questa situazione, domani migliorerà?
Migliorerà, questo dipende moltissimo da loro e anche molto da noi. Noi non dobbiamo sostituirci, non dobbiamo stravolgere, dobbiamo solo indicare la strada e il metodo. Un metodo che li porti ad aiutare a liberarsi da certi vincoli culturali, tribali, ad emanciparsi soprattutto per quello che riguarda le donne, perché sulle loro spalle c'è la società malgascia. Un'ultima notizia di sport: da domani a sabato la nazionale di pattinaggio artistico a rotelle terrà a Novara uno stage in vista dei prossimi campionati del mondo, che si terranno proprio nella città piemontese dal 29 settembre all'8 ottobre. Un centinaio di giovani pattinatori azzurri si alleneranno al Pala Igor e al Pala Sport dal Lago, due degli impianti che ospiteranno poi la rassegna mondiale. Sabato pomeriggio gli allenamenti saranno anche aperti al pubblico e sarà possibile assistere all'evoluzione di campioni plurimedagliati. Quindi appuntamento a Novara in questi giorni che arrivano poi fino al fine settimana con la nazionale di pattinaggio artistico a rotelle. Per ora è tutto, come sempre, grazie per averci seguito, buon proseguimento e a presto. La nuova formula del Salone del Gusto, non più negli spazi espositivi del Lingotto, ma diffusa in luoghi aulici o meno di Torino, è piaciuta ai cittadini, alle associazioni e ai movimenti. Quello che all'inizio era considerato un atto di audacia o polemico è un elemento distintivo dell'evento. Così il fondatore e presidente di Slow Food, Carlo Petrini, alla presentazione della kermesse che si terrà dal 22 settembre. Grazie a un progetto del Consiglio regionale, in Piemonte è attivo un portale che rende disponibili gratuitamente online gli archivi storici di 103 testate locali, con oltre 1.600.000 pagine a partire dal 1846. L'iniziativa, punto di arrivo di un lavoro di anni, è stata presentata oggi a Palazzo Lascaris dal presidente dell'Assemblea Legislativa Mauro Laus, con l'assessore regionale alla cultura Antonella Parigi e, tra gli altri, i presidenti dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia e della Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali Pietro Policante. Bambine e bambini, un giorno all'università. L'Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino ha ospitato 45 classi di quarta e quinta elementare. Il progetto, giunto alla quarta edizione, è nato per avvicinare i piccoli allievi al mondo della ricerca scientifica e tecnologica. Maria Grazia Bellerino, assessore all'istruzione della città di Torino, presenta il percorso che si concluderà ad aprile con laboratori didattici e visite guidate. La matematica, una delle materie che da sempre genera più timore. Perché fa paura? Come si può provare ad aggirarla? Lo abbiamo chiesto a Gianmaria Aiani, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Torino.